Capita a volte di fissarsi su di un problema, una preoccupazione, un fatto accaduto. Continuiamo allora a rimuginare su fatti spiacevoli, dolorosi, vissuti. Troppo spesso ci troviamo travolti da un vortice di pensieri negativi che rafforzano gli stati d'animo negativi, che a loro volta rafforzano poi i pensieri negativi. Cosa possiamo fare di concreto per rompere questo circolo vizioso, custodire la pace, la gioia, la serenità? Nel libro La pace interiore ho cercato di riassumere alcuni suggerimenti molto concreti che sono stati di grande aiuto a me e poi a migliaia di persone che in questi anni sono arrivati nella comunità Nuovi Orizzonti con situazioni drammatiche. Oggi vorrei soffermarmi solo su un piccolo esercizio che cerco ancora di fare ogni giorno. Sono convinta che i nostri stati d'animo dipendono dai nostri pensieri, ma visto che noi possiamo decidere di controllare i nostri pensieri, possiamo controllare anche i nostri stati d'animo. La nostra attenzione in automatico tende a focalizzarsi in ciò che ci fa soffrire, perché in ciò che ci causa dolore noi percepiamo un pericolo. Dobbiamo però imparare a guardare ciò che ci fa stare male solo per trovare le possibili soluzioni, senza poi restarci imbrigliati dentro. Se non troviamo delle soluzioni per cambiare quelle situazioni, dobbiamo trovare invece il modo per viverle al meglio. Esercitarci nella gratitudine ci può essere di grande aiuto per imparare a focalizzare sempre la nostra attenzione sul mezzo bicchiere pieno, non su quello vuoto. In ogni situazione, persona, c'è sempre qualcosa di negativo, ma anche qualcosa di positivo. Vi posso garantire che imparare a essere grati e a porci domande di qualità può essere davvero un aiuto molto prezioso per trasformare velocemente i nostri stati d'animo da negativi in positivi.